Signori, il giorno è arrivato, il giorno della svolta, il giorno di fare qualcosa di concreto. Per tutto devo ringraziare lo streamer che seguirà in questa clip. Ovviamente per il momento devo ancora, fra parentesi, rubare del contenuto, anche se con il tempo lo sto trovando sempre più squallida come cosa, riflettendoci a fondo. Ed è anche per questo che ho deciso di creare un canale Twitch, un canale YouTube dove faccio vlog. È uno dove ricarico appunto gli spezzoni delle mie live. Se tutto andrà bene, il canale del drago presto verrà usato solo per ricaricare anch'esso le mie live e lascerò in pace i contenuti altrui. Quindi voglio ringraziare Blur, anche se voi non lo sapete, ho avuto un contatto indiretto con lui che mi ha fatto riflettere e prendere questa decisione, anche se era già nei miei pensieri. Ma purtroppo sono sempre stato legato al pensiero altrui. Ma ora non è più così, me ne sbatto il cazzo e ho iniziato questo mio percorso. Quindi, se vi fa piacere, vi lascio il link in descrizione e vi auguro una buona visione. Blur, perdonami per quest'altra clip e le poche che verranno da qui in poi. Ciao a tutti e grazie. Deciso di fare oggi. Praticamente oggi ci siamo messi un attimo d'accordo e abbiamo deciso di fare sta cosa che non abbiamo mai neanche fatto in stream. Abbiamo un attimo ci siamo sentiti e abbiamo deciso quindi di farla effettivamente. La volevamo fare io e il maestro, quindi la facciamo io e il maestro oggi questa cosa. E che abbiamo deciso di fare oggi? Oggi abbiamo praticamente ci siamo sentiti verso le 7 e abbiamo deciso appunto di fare una roba un po' diversa dal solito, visto che facciamo un po' magari alle volte le stesse cose. E quindi abbiamo deciso appunto in due di farla però, perché veniva male poi fatta in più persone. E quindi abbiamo deciso di fare questa cosa. Non so se vi può piacere, nel caso fateci anche un po' sapere, ecco. E quindi da dove iniziamo, Marzo? Adesso arrivo, aspetta. Intanto ho un'altra prova. Se puoi venire un attimo su Discord perché ne dobbiamo parlare. Certo, Ho arrivo. un intel molto importante da far vedere ai ragazzi. Gasperi Un 13, di Gasperi documento 6. giratomi privatamente. Non posso fare il nome. Sfortunatamente è arrivato il momento di cominciare a fare un pochino di piazza pulita tra le persone nostre amiche. Non so neanche se si può far vedere questa cosa, io non me ne frega un cazzo, devo essere sincero, onestamente. Cos'è Cazzo. questa cosa? Allora, signore e signori, questo è il vostro streamer. Questo, signore e signori, è Zazzone. Allora, esortazione all'esecuzione di traumi nei confronti di altri. Glorificazione o esortazione all'esecuzione di traumi o lesioni fisiche subite da un'altra persona. Esempi di comportamenti trasgressivi. A titolo puramente esemplificativo, invito a uccidersi rivolto a qualcuno. Digitazione ripetuta del... Vedi? Cioè, ragazzi, qui... Vedete perché il Fazzone, ahimè, è dovuto essere il beta tester? Cioè, ma se io volessi mandare un bacio e decidessi di mandare i baci scrivendo kiss, così, Scusami, kiss lui tutto è stato pazzo. bannato da dove? No, nessun ban. Un piccolo avvertimento. Questa è la novità di Twitch. È un avvertimento questo. Sì, ma Vedi? lui a chi l'ha scritto? Pubblicazione in chat del proprio desiderio che qualcuno muoia di cancro. Sì, ma dove? A chi l'ha detto? Ma sì, ma non lo so se Zazzone vuole venire a difendersi. Se qui Emilio ha voglia di avere una voce in capitolo, perché Io tutto comunque quanto è voglio. ridicolo. Questa cosa mi ricorda una roba che mi successe, perché diciamo che io un giorno, nei miei vari cambi orari a Roma, finii per giocare dal letto a Rocket League. Joined your channel. Purtroppo, mentre giocavo a Rocket League, sono stato preso dal fatto che avevo molto sonno, ero stanco e potrei aver scritto qualcosa in chat. E diciamo che mi sono procurato 2 settimane di ban. Poi non lo sapevo, io ho riaperto il gioco in stream e purtroppo al centro del mio schermo vi era la motivazione del ban con la parola ben specificata che io ho deciso di utilizzare. Marzo, hai per caso mai visto la mia clip di Agario? Forse no. Ah, sì, quella del nome, sì.
Diciamo che non sapevo, diciamo, non sapevo sarebbe uscita al centro, non l'avrei fatto. Bisogna sì, ragazzi, se c'è una verità è quella che abbiamo capito, che ormai bisogna stare attenti. Ma attenzione, abbiamo qui il nostro imputato al momento. Buongiorno, buongiorno Emilio, ci Io dica tutto. Sì. Purtroppo non ti si può... Non può essere detto il messaggio in questione, quindi non ne ho ma idea. Ma lei ha idea del messaggio, no, però? No, zero, non ho veramente idea. Perché si è la violazione si è verificata in chat pubbliche o private? Eh beh, certo. Sì, cioè, potenzialmente chat... Ma non chat è in stream, di... quindi? No, non l'hai detto in stream, l'hai detto a qualcuno. È in chat. Quanta gente! No, Zazzo, qui però... Ma pure in stream! Diciamo che cade un po' la difesa. Qui, oh, ma 5 minuti fa hai detto che speri che tutti morivano in chat. No, scusa, su TikTok, raga. Scusa, attenzione. Cosa? Attenzione, ragazzi. E qui abbiamo un colpo di scena. Perché negli ultimi messaggi di Zazzone in chat da me, ecco qui uscire un "se domani non mi inviti ti faccio fuori". Vabbè, in caps lock. Te lo immagini, è per quello. Ma scusami, domani non mi inviti e dove volevi partecipare? Madden, tu? Okay. Ah, pensavo le troppo corte, stavo di massa impazzito. Attenzione, e qui abbiamo forse la prova. La riprova potrebbe, forse. Potrebbe essere. Ma già, ma è uscito un TikTok tuo dove parli dei bot e la gente è "no snitch nel gang, bro". Sì, ieri pure io ho detto sì sì, io ci sono due persone che si stanno bottando e stanno facendo una cosa come tipo 10.000 euro al mese in questo momento in Italia. E allora io ho detto che le ho snicciate a chi di dovere, alla polizia. Frate, la gente pure in chat: "oh, come canti, che uccellino". Ah, emoji vomito anche. Ho un paio di emoji vomito ho visto anche. Mannate verso l'uffanzio, porco. Ma lo sapete che ve intanto meritate? Intanto qualcuno qui ha segnalato mio fratello Emiliano. Esatto. Ma lo sapete che ve meritate, raga? Ve meritate questo, ve meritate. Hmm.